Gli anni 70 in Formula 1 sono stati ricchi di piloti di talento. Meno ricordato del suo amico Ronnie Peterson, uno di questi talenti è proprio Gunnar Nilsson. Talento vero e quasi autodidatta, correrà con Lotus nel 76 e nel 77. E in quest'ultima stagione vincerà il suo primo Gran Premio in Belgio, siglando un super sorpasso su Niki Lauda sotto la pioggia torrenziale. E proprio lì, all'apice del suo talento, le sue prestazioni dopo questa gara cominciano a calare misteriosamente. Sì, perché Gunnar è affetto da un tumore ai testicoli e dovrà lasciare la Formula 1. Durante la malattia Nilsson non si arrende, scrive una lettera aperta al mondo dello sport, pubblicata anche da Autosprint, per raccogliere fondi e creare un'associazione di ricerca contro il cancro. Questo male lo stroncherà nel giro di un anno. Qui lo vediamo nell'ultima apparizione pubblica al funerale di Ronnie Peterson, poche settimane prima di morire, completamente calvo, con 30 kg di meno di peso. Lascia dietro di sé la sua fondazione contro il cancro e il ricordo del campione che poteva essere.